NFT. Mi viene da sorridere se ripenso che qualche anno fa venivo quasi deriso perché mi interessava a questo mondo e sinceramente a quel tempo non mi sarei mai aspettato la nascita di qualcosa come gli NFT. Ma che cosa sono? Sono dei non fungible token. Sostanzialmente la capacità di qualcosa di essere fungibile è il suo poter essere scambiata con qualcosa di identico, come una moneta da 2 euro con un'altra moneta da 2 euro. Sono equivalenti, però lo stesso non vale per un NFT. Questo è unico e quindi non può essere scambiato con una cosa identica. Trovando il tutto interessante, ho deciso di modificare un mio vecchio progetto destinato ad altro e realizzare un qualcosa che resterà in blockchain potenzialmente per sempre. Anche se non dovessi mai venderne uno, credo di metterli sui 4-5 euro, una cifra molto più bassa rispetto a quello che si trova sul mercato, e poi dimenticarli lì. E se magari un domani dovessi venderli tutti, potrei dar vita al progetto originale. Ma per poterne creare uno, come quelli che ho fatto io, come devo fare? Allora, serve ovviamente un qualsiasi programma per la creazione grafica, come ad esempio Photoshop, con il quale creare i vari livelli dell'NFT. Questa è stata la parte più lunga e faticosa, dove ho realizzato tutte le parti che sarebbero poi andate a comporre un NFT, partendo dal background per poi passare all'avatar e dagli oggetti che avrebbe dovuto indossare, in faccia, sulla testa e sul corpo. Li ho creati tutti in circa 2 mesi, aggiungendo spesso nuovi attributi in corso d'opera, arrivando ad un totale di 60 attributi. Inizialmente pensavo fosse fattibile mischiarli a mano. Non so sinceramente come potevo anche solo pensare di mischiare 60 tratti diversi tra di loro per creare un totale di 10.000 immagini, tenendo in mente il conto di tutti quelli creati e senza farne mai uscire nessuno uguale. Follia. Poi mi resi fortunatamente conto che il mio pensiero fu più sbagliato. Quindi mi serviva un piano B. Essendomi diplomato in informatica, non è stato per me difficile trovare online un programma che mischiasse delle immagini in modo randomico ed apportargli le modifiche necessarie per la mia creazione. Qui è entrato in gioco Visual Studio Code, l'editor di codice che utilizzo io. Dopo aver apportato le modifiche che servivano a me, ho deciso di assegnare una rarità per ogni attributo, così che alcuni NFT potessero essere più rari di altri. Ci sono delle alternative dove non serve utilizzare un codice, però sinceramente io non volevo spendere dai 200 euro in su. Vi lascio qui sotto in descrizione il codice che ho utilizzato io. Per qualsiasi domanda non esitate a commentare. Alla fine ero arrivato a questo risultato, con 10.000 NFT diversi, ognuno con i suoi colori, orecchini, mascherine e strumenti. Prendiamo per esempio questo. Lo sfondo di questo NFT aveva solo l'1% di possibilità di essere usato. Questo lo rende molto più raro di quest'altro, che ad esempio aveva il 10% di possibilità. Adesso avevo gli NFT alla mano, non mi restava che caricarli. Io ho deciso di utilizzare OpenSea, il marketplace numero 1 per quanto riguarda la blockchain di Ethereum. Per poter caricare la propria collezione di NFT su OpenSea, serve per prima cosa collegarci un wallet, come ad esempio MetaMask, che ho spesso citato nei miei video. Una volta collegato il wallet, per creare un NFT, la procedura è molto semplice. Basta cliccare su Create e successivamente inserire il vostro NFT. Poi sotto dargli un nome e volendo possiamo aggiungere un sito web come quello che sto creando io, che è www.alpicollection.com. Troverete un video su come creare un sito web come quello che sto facendo io qui sopra nelle schede non appena lo avrò realizzato. Poi aggiungiamo anche una descrizione del nostro progetto. Una volta fatti questi passaggi scegliamo dentro quale collezione creare il nostro NFT e poi gli assegniamo le caratteristiche. Questo è molto importante perché alla fine, in base alla percentuale di avere quel determinato tratto, il nostro NFT salirà o meno di valore rispetto agli altri. Ora non ci resta che scegliere la blockchain. Inizialmente volevo crearli sulla blockchain di Ethereum, anche perché la maggior parte degli NFT di successo sono creati su questa rete. Però le gas fee che avreste dovuto pagare per ogni acquisto sarebbero state spropositate e visto che io voglio vendere i miei NFT sui 3, 4 o 5 euro, non avrebbe senso venderli a quella cifra per poi farvi pagare delle commissioni di 50 euro, se vi va bene, se non 100, 200 o 300 euro. Quindi ho scelto Polygon, che è senza commissioni. Poi ho cliccato su Create ed il gioco è fatto. Ora possiamo metterlo in vendita, volendo ad un prezzo fisso oppure all'asta. In questo caso facciamo 3 euro. Questo è come appare attualmente il mio profilo. Credo che creare un NFT e basta sia sostanzialmente fine a se stesso. E qualcuno per comprarlo deve anche fidarsi e trovare delle basi solide. Per questo sto creando un server Discord per la mia collezione che farò vedere in un tutorial non appena sarà pronto. Lo stesso vale per il sito web, al quale ho prestato particolarmente cura e del quale vado molto fiero.
vorrei anche premiare i possessori dei miei NFT e devolvere una parte del ricavato in beneficenza. Attualmente invece ho creato vari profili social per sponsorizzare le mie creazioni, come ad esempio Instagram e Twitter, un caposaldo del settore. Questa la trovo una grande opportunità di investimento a lungo termine. Potrei anche non venderne nessuno per mesi e mesi e poi magari tra un anno, in un solo giorno, venderne 1000. Ma insomma, l'attesa del piacere è essa stessa il piacere, o sbaglio? Il video termina qui. Lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!